Bongaur! Ragazzi, allora, buongiorno. Benvenuti in questo nuovissimo vlog barra challenge barra quello che vi pare, perché è iniziato ormai da qualche giorno la nuova settimana dal mondo della Lidl e più precisamente dovrebbe essere quella spagnola. Ma come ben vi ricordate, noi l'abbiamo già fatta qualche mese fa, qualche settimana fa. Ma io mi sono informato e ho visto che questa volta ci sono delle cose diverse, dei prodotti diversi rispetto a quando l'abbiamo già affrontata e vinta. E quindi volevo andare a fare un giro alla Lidl perché ho visto delle cosine super super carine e soprattutto volevo vedere se ancora ci fossero i prodotti che non ho preso e che non abbiamo visto la scorsa volta. L'unica cosa è che dobbiamo andare a vedere, non sono sicuro che ci siano ancora perché è già iniziato ormai da qualche tempo, ma io, come ben sapete, come avete ben visto dai video, sono stato in Toscana e quindi non ho potuto. Non sono potuto andare prima, però andiamo e nel caso rifacciamo la challenge 24 ore cibo spagnolo bis, ma con una sorpresa, non ve lo posso dire ancora perché non so se troverò quello che devo trovare alla Lidl. Andiamo! Siamo pronti! Andiamo, speriamo di trovare ancora qualcosa e di trovare soprattutto la bicicletta per andare. Meno male c'è il sole, adoro. E come sempre, eccoci arrivati alla nostra Lidl di fiducia. Speriamo di trovare quello che devo trovare. Allora, vedete, dell'altra volta c'era ancora questa, c'era il succo, però non avevo trovato la sangria che prendiamo assolutissimamente. Poi ci sono tantissime altre cose, tipo la tapas de queso, questo c'era già, questo è nuovo, questo cos'è? Oh wow, a Monferrano, poi questo è nuovo, insomma ci sono un po' di robine nuove, eh. C'è anche questo qua. Wow. Con black pepper. Wow, ma quanti ce ne sono? Che bello. Sui gelati, vedete, la novità è questa che non c'era l'altra volta. Anche questo non c'era. Saccottini di mare. Insomma, c'è un po' di robine, eh. Il problema è che non posso mangiare niente. E poi è tornata la paella. C'è anche il gelato, ma quanti cosini dolcini, che bello! Ah, di gelato c'è dulce de leche, caramel, poi c'è l'orange, poi c'è un altro orange, red wine swirl e poi c'è quella alla fragola che ho preso. Ultima parte, guardate quanta roba c'è oggi. Allora, jamon serrano, no, questo muoio, col coltello e il tagliere. Ma dove me lo metto? Non lo so, però quello che volevo io era questo. Questo qua. Tutto l'occorrente per fare la paella in casa. E poi ci sono, vabbè, le varie cosine, le olive, le cipolle, varie robe. Prenderò anche questo perché così magari lo do a Mark, però questo costa 19,99 € e ho scoperto che il kit per la paella non è quello. Ma è questo qua. Vabbè, ci sta, ci sta. Comunque abbiamo. Cosa sono queste? No, le patatine. Le voglio subitissimo. E l'avevo detto che avrei preso cose che non ho preso l'ultima volta. E ci siamo, andiamo alla cassa. Non faremo il 24 ore completo, eh. Però sono curioso di provare a fare la paella da solo. Vediamo. Ve lo dico, già da ora ho speso una sassata. Ma lo sapevo, era immaginabile anche perché l'amon lì 20 euro, ma adesso non vedo l'ora di tornare a casa a fare lo svuota la spesa, adoro. Ed eccoci qua, ragazzi, un nuovissimo svuota la spesa. Questa volta è super super gigante e inizierei subitissimo
per farvi vedere quello che ho comprato. Io innanzitutto voglio dire, ho cercato di prendere robe e cose che non abbiamo già utilizzato l'ultima volta per la settimana spagnola. Come ben avete potuto vedere, questa volta c'erano tantissime novità e non vedo l'ora di provarle insieme a voi. Innanzitutto, le patatine! Potevano comprare le patatine? Chili Flavored Crisps, che sono queste qua. E boh, saranno piccanti, sì, perché sono al peperoncino, però adoro. Ma la cosa che mi premeva oggi comprare era questo, il kit per fare la paella. Infatti ti danno la pentola, ok, la padella, il riso, l'olio e poi c'è la paella qui dentro. E è proprio questo che voglio fare oggi con voi. Voglio creare la paella da casa. E quindi questo kit era essenziale. Poi, a proposito di kit, ho preso alla fine, ho scelto di prendere questo qua, che è la Monserrano, ok? Però qua dentro c'è anche il coltello e il tagliere, quindi prima vi faccio vedere tutto e poi lo apriamo per vedere se è vero, anche perché questo l'ho pagato praticamente 20 euro. E poi ho preso i tapas de queso, cioè il formaggio, e che c'era anche l'altra volta, però ho notato che i formaggi sono diversi e quindi l'ho preso. Poi, a proposito di jamon, ho preso anche questo, la Monserrano già tagliato, perché Mark mi ha detto fanne scorta, mi raccomando. E poi ho ripreso l'homo embuciado, che è questo qua, ma l'altra volta c'era piaciuto tantissimo e quindi ho voluto riprenderlo. Il gelato che vi dicevo era questo qua, fatto così, è piccolino, 160 grammi, la vaschetta così mi piace. E dobbiamo muoverci perché sennò si strugge. E a proposito di affettati, questa è un'altra novità. Ci sono Fuet Extra, Red Pepper, Herbs Onion e Black Pepper. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ce ne sono 4 all'interno di salamini. E sì, scusate, eh! E l'ho voluto prendere perché lo proveremo. A proposito di novità, c'è anche il sobrasata de Mallorca PG Soft Paprika Pork Sausage, cioè questa qua, la salsina da mettere sopra i crostini. E poi ho ripreso Humo de Clementina, perché l'altra volta mi era piaciuto molto. E per ultimo anche un po' di sangria, che bello, però qui si chiama sangria perché è alcol free, ragazzi, ok? E questa volta ho qua lo scontrino, ho speso ben 61 euro e 59 centesimi, ragazzi, qua carta canta, a parte Marco, ma la maggior parte appunto del prezzo è dovuto a questo, 19,99 euro, e ovviamente il kit per la paella che è 14,99 euro. I formaggi spagnoli mi sono costati, che sono questi, ben 6,99 euro. Io pensavo che 6,99 euro fosse questo, invece questo qua è 4,99 euro. Insomma, vi devo dire, abbiamo fatto in cesta anche oggi, ma io volevo vedere questo, perché appunto voglio scoprire insieme a voi cosa c'è all'interno, ma come si apre? Non lo vorrei rompere. Ok. Fate finta di niente, amori. Apriamolo e vediamo se ne vale la pena. Cosa abbiamo? Oh, wow! Allora, abbiamo un grossissimo jamon serrano. Bello. Bello, bello. E poi, è vero, abbiamo anche il coltello e il tagliere all'interno. E poi la scatolina fatta così. Carino! Che bello! Questo piacerà tantissimo a Marco. Infatti io l'ho già detto, ho detto preparati perché ho comprato una cosa super buona e super bella. Solo perché. Bello, bello, dai! Poi lo assaggeremo per vedere se comunque ne varrà la pena con tutti questi soldi spesi. Eccoci qua, mi sono tolto la felpa perché c'è un caldo e si muore, ragazzi. Fatto sta, voglio aprire il kit per fare la paella in casa perché oggi proviamo a fare appunto questa benedetta paella. Quindi, cosa abbiamo qua? Abbiamo
il riso, poi abbiamo l'olio, questo dovrebbe essere olio, e poi abbiamo questo coso che non so cosa sia, paella Gewürzmischung, che è questo qui, e ovviamente abbiamo anche il mega padelon, che bello! Allora, ci sarà qualche scritta, qualcosa che mi aiuti? Kit per la padella, ok. Quindi riso, olio e miscela aromatica. Ah, la miscela aromatica c'è l'aglio, paprika, pepe nero, prezzemolo disidratato, chiodi di garofano, zafferano, coloranti, cioè curcumina, estratto di paprika. Preparazione in padella. Versare l'olio e la miscela aromatica in una padella e unire verdure fresche o carne. Ah! Aspettate! Oddio, devo vedere se ho il... Sì, forse ce l'ho, aspettate. Ok, ho trovato in frigo mezzo... robo, ci dovrebbero essere un po' di frutti di mare, robe del genere, quindi ce l'abbiamo. Non ci sono cozze e gamberi, però vabbè. Quindi cosa dobbiamo fare? Aggiungere la quantità desiderata di riso e dell'acqua. Due parti di acqua per una parte di riso e far cuocere per 18-20 minuti. Oh mamma, che casino! Vabbè. Spostiamoci di là. Io ve lo dico, ragazzi, non so cosa ne verrà fuori. Verrà una merda, un casino. Però dai, proviamoci, proviamoci. Prima lavo questa e poi la mettiamo. Qua dentro ci sono le bustine e sono tre. Uno, due, tre. Quindi io penso che bisogna usarne una. Arrivo. Ne useremo uno. Poi fatemi prendere un piatto per vedere la quantità di riso da metterci. Attenzione, attenzione! Farò un casino! Tipo, ecco, sì, vabbè. Tutto a giro. Ok. Mettiamone... così, ci può stare. Così è abbastanza, sì. Due parti di acqua per una di riso significa che se io ci metto tipo 250 grammi di riso, ci devo mettere 500 grammi di acqua. 500, insomma, avete capito. L'unica cosa è come faccio a sapere quant'è? Mettiamolo a caso, proviamo con... la tara. Ok, sì, quest'acqua dovrebbe andare bene. Bisogna versare l'olio nella padella e ce li metto così. Poi la miscela. Così. Tutta. Vai tutta. Ok, ci siamo. Il mio problema è che le cose di mare io ce l'ho surgelate e nelle istruzioni non c'è scritto se le vogliono surgelate o no, però ce le mettiamo. Poi ci dobbiamo aggiungere anche il riso e poi anche l'acqua che è qua. E ce lo... no, non era questo. E ce lo versiamo così. Ok. E poi anche l'acqua. Okay. Così. Ok, dovrebbe essere tutta. Ora ci sarebbe da aspettare, perché c'è scritto nelle istruzioni che bisogna farlo cuocere per una ventina di minuti. Quindi mettiamo il timer, lo metto subito, orologio. Timer 20 minuti. Ok, vediamo che viene fuori. Se viene fuori qualcosa, per ora una merda. Anche perché questo non si stacca al momento. L'acqua sono sicuro di averci messo quella giusta.
Vediamo. Si staccherà prima o poi? Boh. Ma che ne so? Non sono molto convinto delle mie capacità, però aspettiamo un po' e vediamo. Per il momento si è spezzettato tutto, quindi va benissimo. Così vediamo che casino combinerò. Ragazzi, per il momento ho schizzato ovunque. Però io spero che l'acqua se ne vada. Sono passati 10 minuti e per ora è così. Cioè, l'acqua un po' è andata via, si vede dal bordo. Però boh, forse dai, ci può stare. Non lo so, non lo so, vediamo. La speranza è l'ultima a morire. Mancano su per giù 5 minuti. Oh, sta prendendo forma. Comunque, meno male che avevo il pesce con le verdure nel congelatore, perché se no questa challenge, ciao. Bello, eh? Mi sta già, forse ne ho fatta un po' troppa, ovviamente, eh? Però, vabbè. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci qua, ci siamo, spengi tutto, che mi sta prendendo fuoco qualsiasi cosa. Allora, vi devo dire, si sta attaccando alla padella, quindi... Che culo, cioè forse ci dovevo mettere un po' più d'acqua, però è pronta. Eccoci qua. Allora, ne ho fatta troppa secondo me, però assaggiamola. Ora non ho il coso. Devo dire, secondo me, anche se ci stava 2 minutini in meno, forse veniva tipo un riso un po' più duro, però fatemi prendere tutto. Eccoci. Allora, assaggiamo. E chi se lo sarebbe immaginato? Buona, buona, buona. Approvo. Raga, io vi devo dire, approvo. Non so quanto ne mangerò. Magari la userò anche per cena. Quello che avanza. Però super. Il riso mi piace un po' più duro. Però mi piace. Vogliamo dire. Questo fatto che avevo il contorno tipo con le patate, il polpo, buono, ho usato proprio quello giusto, meraviglia, io adoro, brucia. Però dai, sono stato bravissimo. Direi che anche questa challenge è stata superata. Andiamo a vedere il jamon, quello che ho comprato quest'Italia, col coltello e tutto, ma per quello aspetto Mark, gliel'ho promesso, ha detto lo mangeremo insieme. Non te preoccupas. Ma per questa settimana della Spagna spagnola 2.0. Io devo dire che la challenge di oggi che avevo pensato era questa. Pensavo di non trovarla, di non trovare tutto il kit, perché appunto
È tardi e ormai è già quasi una settimana che è uscita questa settimana. Ora ce n'è già una nuova, che so che c'è tipo dei prodotti a 1 euro, qualcosa del genere. Però sono stato fortunello. Buono, buono. Questa challenge, questo vlog è diventato un mukbang paella. Raccontatemi qualcosa, non lo so. La dovevo fare nella live, questo mukbang, altro che McDonald's. Questo cos'è? Spero che non sia un fungo. Ah no, ok, è pesce. Buono. Che ve devo dire, ragazzi? Sono entusiasta di questa nuova versione culinaria che ho voluto provare. E poi alla fine non ho fatto nulla, perché c'era già tutto pronto e così. Però sono soddisfatto. Invece di comprarla già fatta, me la sono fatta io, ho preso le cose. Buono, buono, buono. Anzi, ti dirò di più. È ancora più buona di quella dell'altra volta, quella che avevamo fatto per l'altra settimana spagnola, però era senza riso, che alla fine si è finito Mark, perché a me non piaceva molto. Mi piace. Che ti devo dire? Sì. E spero che a voi piaccia questa versione un po' diversa della settimana della Lidl, perché avevo pensato a questa quando ho visto il volantino, semplicemente perché, siccome l'abbiamo già fatta nemmeno qualche mese fa, la spagnola, ho detto, boh, rifare un'altra volta la challenge 24 ore spagnola, l'ho già fatta, no? Poi se no dite che faccio sempre tutti i video uguali. Però non potevo perdermi tutte queste novità, e quindi ho pensato a questa new version, e quindi spero che vi sia piaciuto e spero che qualcuno di voi stia mangiando la paella insieme a me. Zitto zitto, la sto finendo, ma da quant'è che ho mangio? Ma perché, ragazzi, sono contento che una mia creazione, tra virgolette, sia riuscita. Benissimo. Bello, bello. Vabbè. La potrei anche rifare poi per Mark. Ok, raga. Allora, diciamo che c'è rimasto questo aggeggino, che da lì sembra tanto, ma in realtà sono due cose. D'oliva. Oliva. Ah no, era un cappero. Mi piace i capperi. Io odio capperi. Vabbè, anyway, fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se avete usufruito anche voi di queste novità della settimana spagnola. E se, grazie al mio video, vi è venuta fame di paella e quindi siete accorsi al supermercato. Magari taggate la Lidl, così me le manda gratis, invece fammi spendere un monte. Perché io vi ricordo che tutto il kit per la paella l'ho pagato 14,99 euro. È stato una spesa, e una sua spesa super gigante, ma soprattutto super costoso. Penso di non aver mai speso così tanto in tutte le settimane challenge che abbiamo fatto, ma ne è valsa la pena, raga. Cioè, adoro. Buono, buono, buono. E quindi, se vi ha soddisfatto come mi ha soddisfatto me, lasciate un like a questo video, perché così almeno
quando la Lidl farà altre settimane che noi abbiamo già fatto, io guarderò dal volantino se c'è qualche cosa, qualche novità, qualche ricettina da fare così veloce. Possiamo pensare di farlo, insomma. E iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. E mi raccomando, andate a vedere tutti i video che vi siete persi. Io ormai l'ho finita, sta paella, e nulla. Noi ci vediamo domani con un altro ennesimo video. Grazie mille per essere sempre in mia compagnia e stare sempre con me. Ciao! La finisco, ce la faccio.